Eravamo io e lui in un podio. E buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi episodio speciale su Tadej Pogačar. E non a caso proprio su di lui, perché sta andando fortissimo al Tour de France. Penso che tutti lo hanno già visto dominare. E la cosa interessante da dire è che è stato un mio avversario fino a pochi anni fa. E quindi abbiamo corso le categorie giovanili assieme. E quindi l'ho praticamente visto crescere. La cosa curiosa è che ho imparato a dire il suo nome pochi anni fa, quando è esordito nel professionismo, come abbiamo penso tutti visto. E oggi andiamo a vedere più il lato oscuro di quello che è stato fin da giovane, piuttosto che andare a vedere tutto quello che sta vincendo, perché sono solo 3 anni che è professionista con l'UE Team Emirates, è arrivato già terzo alla Vuelta in Spagna, ha vinto un Tour de France, ha vinto una Liegi-Bastogne-Liegi e sta vincendo un altro Tour de France. E la cosa interessante è che ha solo 23 anni. E adesso andiamo veramente a vedere cosa è successo. In questa foto eravamo io e lui in un podio di una gara qui vicino. Lui era arrivato secondo e io terzo. Al tempo eravamo allievi secondo anno, quindi avevamo 15 anni, 16. Partiamo col dire che Tadej correva con la squadra che adesso, se non sbaglio, ha praticamente preso in mano lui, e quando correva assieme a me si chiamava Radenska e negli ultimi stagioni era soprannominata Radenska Lubiana. Io, abitando in Friuli, confinante col Veneto, la Slovenia è molto vicina, quindi facendo le gare giovanili la Slovenia è come se fosse una regione vicina, quindi moltissime volte si correva assieme dei corridori sloveni. E uno di questi era proprio Tadej Pogačar. Le prime gare che abbiamo corso assieme, la cosa interessante da dire è che lui era un ragazzino molto piccolo. Quindi in questa foto, che non si vede benissimo perché al tempo non c'erano le macchine fotografiche che c'erano adesso, quindi la qualità non è altissima, si vede io a destra con la maglia blu e gialla e lui a sinistra con la maglia viola e nera, quanto era piccolo rispetto a me, che al tempo ero abbastanza sviluppato per la mia età. Difatti in quegli anni, proprio da esordienti, Tadej non andava fortissimo, era un buon corridore, ma in squadra sua c'era gente tanto più forte. Difatti non ho in mente vittorie che era riuscito a fare, ma proprio perché era un ragazzino che sembrava proprio sottosviluppato rispetto ai ragazzi della sua età. Quindi era il classico che andava sempre in fuga, ma poche volte riusciva a concludere. Anzi, non concludeva praticamente mai, perché le gare da esordienti, se arrivano a fuga, arrivano comunque i più forti. Quindi Tadej era comunque un corridore normale, che non si vedevano le sue grandi doti. Ho un ricordo in particolare di quella giornata, dove vi ho appena fatto vedere la foto. Era una gara dove pioveva e non ricordo quanti chilometri erano da fare, ma più o meno sui 30-40. L'ultima curva prima dell'arrivo c'era una curva a 90 gradi. Non so quanti giri mancavano, ma 2-3 giri all'arrivo all'incirca, e Tadej prova in solitaria ad andare in fuga e prende un po' troppo forte quella curva e va per terra. E niente, finì così la sua gara quel giorno. Poi purtroppo non ho altre foto. Dopo questo accaduto siamo passati di categoria. Ovviamente abbiamo sempre fatto tante gare assieme, per il discorso che vi dicevo prima, che la Slovenia è attaccata al Friuli, e comunque nel suo primo anno Tadej ha continuato a correre come correva negli anni prima, quindi attaccando sempre, ma comunque aiutando la squadra, perché c'era tanta gente più forte di lui che correva. E la cosa interessante è che nella Slovenia si va in nazionale, almeno al tempo, perché ho ricordi di aver visto qualche sloveno su Facebook, qualche avversario, e avevo visto la foto della nazionale slovena esordiente al tempo, che andava a fare gare in giro. E Tadej era comunque selezionato all'interno della nazionale. Già dal primo anno
iniziava a essere comunque un po' più forte rispetto agli anni prima, perché si era un po' sviluppato, e sta cosa si è vista nell'anno dopo, perché D'Allievo, secondo anno, ha vinto il titolo nazionale sloveno. Quindi non a caso l'ha vinto. La chicca interessante di questa foto di arrivo, dove vince il suo compagno di squadra, lui arriva secondo, io arrivo terzo, ma vabbè, l'avrei potuta vincere, ma questo è un altro discorso. E Taddei è rientrato da solo sulla fuga che c'era davanti, dove io c'ero, e ha tirato la volata al suo compagno e poi è arrivato secondo. Oltre a vincere il campionato nazionale, però, già in tutte le altre gare si è fatto ben notare, proprio anche su quella dove c'ho questo ormai cimelio storico, perché c'è il suo nome, che potrebbe già essere una leggenda del ciclismo per quello che ha vinto. E lasciamo stare il Tour de France che si sta giocando quest'anno, ma già una classica monumento come la Liège-Bastogne-Liège o il Tour de France dell'anno scorso possono già valer la pena di questo. E è uno dei pochi arrivi, anzi penso l'unico arrivo che mi sono salvato oltretutto. Quindi, visto che l'avevo pubblicato su Instagram al tempo, ce l'ho ancora adesso. Detto questo, quello è stato un anno che è iniziato ad andare forte, non era comunque un'eccellenza, però ho vinto il campionato nazionale sloveno. E dall'anno dopo, dalla categoria juniore, ha iniziato a vincere anche qui in Italia. Difatti ho un ricordo di lui che va a vincere una gara internazionale che si correva in Slovenia, a Krani, e dove si correvano tre tappe. La prima era un prologo, la seconda era la tappa più lunga, era di circa 100 km in un circuito cittadino, e andò proprio a vincere la seconda tappa, e nella terza tappa comunque arrivò lì davanti e si portò a casa il primato. E oltre a questo, poi l'anno dopo è andato a vincere il Giro della Lunigiana, quindi una delle gare a tappe più importanti che si corrono per juniores, per poi andare nella categoria Under 23, perché ha corso, se non sbaglio, 2 anni, a vincere il Tour de l'Avenir, quindi il Tour de France in poche parole per gli Under 23. E detto questo, è quello che penso non sapevate di questo campione che stiamo vedendo vincere sulle strade del Tour de France adesso. E se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima!